Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul blog del vignaiolo. Eccoci con un episodio speciale dedicato al ciclo della vite. Oggi andremo a vedere in modo concreto un trattamento per contrastare, per abbattere un insetto veramente molto dannoso sia per la vite ma anche per altre colture come per esempio gli ortaggi, le rose, ma anche colture in pieno campo. E stiamo parlando della popiglia. Prima di andare a vedere nel concreto appunto l'intervento che verrà eseguito sulla pianta, in modo particolare la pianta che è stata attaccata è la pianta la mia vite domestica, diciamo quella che ho in giardino, voglio mostrarvi in modo particolare il danno che subisce la pianta da parte di questo insetto. Eccolo qui, come vedete, adesso ve lo metto un po' più da vicino, vedete le foglie sono completamente mangiucchiate, tutte completamente distrutte, bucherellate come se gli avessero sparato da questo insettino che, come vedete qua nell'immagine, è un coleottero davvero molto molto dannoso, perché si ciba di qualsiasi cosa, si ciba, se trova cibo si ciba praticamente. Questo danno è veramente molto importante, se vedete, no? Lo troviamo anche magari un po' negli ortaggi, magari nelle insalate, qualche buco, può essere appunto dato da questo insetto. Questo è un danno molto importante perché va a diminuire l'apparato fotosintetizzante e respiratorio della pianta, in un momento abbastanza importante come l'accrescimento del grappolo e la maturazione del frutto. Prima di andare in campo a eseguire il trattamento, che ovviamente per qualsiasi trattamento che devo eseguire come trattamento preventivo ma anche trattamento di contrasto di questi insetti dannosi o di questi parassiti, voglio un po' parlarvi di questo prodotto che io ho acquistato. È un insetticida, o meglio specifico per gli afidi, un aficida, e sostanzialmente può essere utilizzato per tutte le piante da orto, per tutti i pomodori, melanzane, zucchine, eccetera, e colpisce non solamente gli afidi ma anche per esempio gli insetti, cioè le cimici, le dorifore, eccetera. Ed è specifico, io l'ho acquistato nel mio vivaio dove vado a comprare le piantine e i semi, e mi hanno appunto anche dato la dose corretta da utilizzare appunto contro questo specifico insetto, questo specifico coleottero di nome appunto popiglia. La dose è di circa, varia da 1,2 a 1,5 ml di prodotto. All'interno qui abbiamo ovviamente il prodotto specifico e poi dei coformulati che aiutano l'efficacia, che agevolano l'efficacia, aumentano l'efficacia del prodotto, del principio attivo. E dicevo, da 1 a 1,5 ml per un litro d'acqua, quindi deve essere altamente diluito questo prodotto e spruzzato sulla pianta colpendo direttamente questi insetti. Quindi adesso che vi ho spiegato praticamente tutto, vi ho mostrato un po' il danno praticamente molto evidente sulla pianta, andiamo in campo per vedere dal vivo il trattamento. Andiamo quindi a preparare la nostra miscela. All'interno del contenitore giallo vi sono circa 1,5 litri di acqua, nella quale andremo ad aggiungere circa 1,5 ml di prodotto. Il prodotto, quindi il nostro insetticida, è costituito da una sostanza in minore quantità che è il principio attivo, cioè la sostanza che agisce direttamente sull'insetto,
e poi da delle sostanze definite coformulati che permettono una maggior efficacia del principio attivo e permettono una maggiore efficacia dell'intervento. Eccoci arrivati alla distribuzione. Come vedete da queste immagini, la distribuzione viene eseguita sull'apparato fogliare della pianta e in particolare colpendo le foglie in cui si trovano gli insetti, in modo da agire in modo efficace sull'insetto. Viene eseguita questa distribuzione durante le ore della giornata più fresche, quindi alla mattina presto o in serata. Ed eccoci qui tornati in studio per i ringraziamenti finali, quindi vi ringrazio veramente di aver visto questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi chiedo, se appunto vi è piaciuto, di mettere un bel like, di iscrivervi al canale se non l'aveste ancora fatto e di attivare la campanella delle notifiche. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi aspetto a un nuovo video.